Soldi, soldi. Servono giusto quelli per i saldi che partono domani anche in Abruzzo, come in gran parte delle altre regioni d'Italia. Il termine è stabilito come durata massima per comprare approfittando dei prezzi ridotti il 5 marzo. In tempi di post-pandemia le promozioni si accavallano e i saldi invernali non sono poi così distanti dai Black Friday, ma il nemico degli sconti resta il caro vita. Con quali soldi? Io direi che insomma, i nostri soldi sono stati un po' confiscati, tra virgolette, con tutti i nuovi rincari, perché stamattina mettevo la benzina e già mi rendevo conto che appunto non ci sono più quegli sgravi dello Stato, mi rendo conto che le nostre tredicesime sono andate per quanto riguarda gli aumenti di luce e gas. Non possono mancare i consigli delle associazioni di categoria che ogni anno affrontano problemi che cambiano pelle, verrebbe da dire, seguono il trend del momento. Il nostro consiglio è venite nei negozi di prossimità, perché voi vivendo la città avete visto le nostre vetrine sempre curate, con la moda, sempre ben allestite. Da domani troverete le stesse vetrine con il prezzo scontato, quindi quel capo che per noi era accattivante lo sarà ancora di più poterlo indossare con uno sconto. Senza dimenticare che le associazioni di categoria, sono quelle che difendono anche gli sconti veri, diciamo così, dagli sconti falsi. Siccome i capi sono della stagione, possono variare fra un 20, un 30, un 50% se è già un fine serie, però se vediamo delle percentuali troppo alte, facciamoci qualche domanda, perché potrebbe essere un fondo di magazzino oppure non essere della qualità giusta. Cosa hai messo da parte nel cassetto dei tuoi desideri? Beh, probabilmente qualche nuovo vestito, dato che sono a Bologna e fa molto freddo. Speriamo di trovare qualche cosa di veramente conveniente, perché effettivamente il momento è difficile, quindi tutti speravamo di farci magari dei regali speciali per Natale, invece magari non è stato possibile per tutti. Da domani iniziano i saldi, che cosa regalerete alle vostre signore? Intimo. E di che tipo? Pizzo. Un cappotto nuovo? Perché è brutto questo? No, vabbè.